poi fuori causa anche Cittadino, quindi Cataldi per Chiamadà, quindi lungo c'è Romagnoli che recupera, anzi la Casale anticipato anche il suo compagno di squadra, poi ancora Felipe Anderson in mezzo a 4, allora si affida ancora una volta a Chiamadà. Nel caso di parità, al termine dei 90 minuti non ci sarà, ci sarà neanche il cooling break, temperatura calda ma abbastanza accettabile qui a Latina, con estrema calma questa volta, tanto ancora il tocco da parte di Provedel, quindi Chiamadà vicino a Riccardi, adesso lo scarico per Felipe Anderson che si accentra, prova a saltare Ercolano, poi Cataldi, il fischio è di Perri, pallone sul primo palo, poi occhio a Chiamadà, il pallone sul fondo, cercato il tiro in porta il nipponico, pallone di poco fuori, tiro di controbalzo, la palla che sembrava non essere controllabile dal portiere Cardinali. Italiana e non solo, Felipe Anderson, ancora Chiamadà, quindi Casale, Romagnoli, Chiamadà, Felipe Anderson, crollaccio in controllo, Chiamadà all'indietro, Casale fa proseguire, torna che giunge ancora per Chiamadà. Cataldi di prima, occhio ancora Immobile che taglia Rocchi, giocatore che è nato a Salerno, l'ostruzione di un difensore del Latino. Chiamadà sta entrando nei meccanismi di gioco, giusto qualche accelerata in Latina, tanto occhio a Chiamadà di prima che può esplodere ancora una volta la sua corsa, può distendersi in area di rigore, ancora Chiamadà che è andato dritto in porta, una Lazio più velocista all'interno di questa annata, lo si è capito, senza Milinkovic seduto alla Lillal, di Nettuno, distantissimo qui da Latina, ovviamente conosce bene le lande pontine, numero 13 bianco celeste, eccolo qua ancora una volta in possesso di palla Lazzari, Felipe Anderson poi preso in pieno Serbuti da Chiamadà, quindi Riccardi all'indietro per non rischiare nulla e punta Ercolano, ancora Felipe Anderson il piede destro per Chiamadà, che palla perfetta quasi per Zaccagni in area di rigore, Latina ha allontanato, ma gran palla d'esterno di Chiamadà, costruito la sua carriera in Germania. Felipe Anderson, 44 e 19, 45esimo in corso, non ci sarà recupero in questo primo tempo. Felipe Anderson lascia scorrere per Lazzari che può andare ancora a maramaldeggiare Luis Alberto, per Chiamadà perde il pallone, faremo un po' il punto della situazione. Uno dei nuovi entrati, Stecianos e Isaksen più Vesino, insomma, che è un titolo raggiunto. Ancora Zaccagni in posto di palla al limite dell'area di rigore, ancora Zaccagni, la scodellata per Chiamadà, 6-0, ovazione, standing ovation per Daichi Chiamadà, primo sigillo in bianco celeste di sinistro sul secondo palo, che gol, mi lascia andare un sorriso qui, scodellata di Zaccagni e Chiamadà implacabile sotto porta, fa subito vedere di che pasta è fatto, peraltro giocatore giapponese che lo scorso anno ha siglato un sacco di gol, un giocatore molto molto importante, lo scorso anno 9 gol in Bundesliga, 4 in Coppa di Germania, 3 in Champions League, totale 16 gol. Cataldi, Chiamadà, avete visto come poi svaria, abbiamo visto come in realtà tiene bene la posizione Lazzari, Chiamadà fuori, Chiamadà, entra anche Patrick per Romagnoli, poi anche Felipe Anderson e Immobile, tanto i cambi, è giusto anche che sia così, ovazione per tutti, da Chiamadà, Immobile, Felipe Anderson e Romagnoli.